Buonasera, 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 ho sbagliato scena. Bentornati questa sera su Genshin Impact. Allora, cambiamo team subito. Clay, ti voglio bene, ma abbiamo bisogno di gente che mena qui. Allora, ci siamo lasciati ieri sera dopo l'incontro. Per la seconda volta nel gioco con il nostro buon Dainsleif, che ci ha rivelato alcune cose abbastanza interessanti. Lei sta ancora qui comunque. Non credo che dovrebbe stare ancora qui, però vabbè. Ci ha rivelato alcune cose abbastanza interessanti. Riguardo il suo passato, riguardo il passato di nostro fratello, anche. E poi ci ha dato una breve missioncina, ovvero andare a vedere un attimino cosa fosse quella lanterna attiva e accesa qui giù. Allora, io qui mi sembrava di aver attivato un punto di salvataggio. Ma evidentemente mi devo essere sbagliato. Qui ce n'era un altro. Però non si è attivato ieri. È normale. Ok, non era neanche segnato sulla mappa, vabbè. Comunque, qui vediamo delle strutture proprie della cultura Illichurl. Quindi mi chiedo se effettivamente siano state. Oh, attenzione. Esattamente. Mamma mia, troppo forte, tutto qua, tutto qua. The Requester? Requester. In fact, Ah, hold on. infatti. You still haven't told me what you're doing here. Ah, forse parla degli I Illichurl che doubt that entravano most per poi travelers would have any uscire, reason to venture probabilmente down maghi this way. dell'abisso. We took a commission from the Adventurers Guild to investigate the chasm. Apparently, a Ok. whole load of hilly churls have been gathering here, and the requester wants to know why. And now it looks like we finally found our first clue. Do you want the answer? Huh? You mean you know something about this? As it happens, I do. Ok. Ha qualcosa a che fare con la città It's sottosopra? understandable that you did not perceive anything unusual. What makes this place so strange is that the environment here weakens the effect of the curse. Curse? Oh, Paimon remembers. Last time you guys were saying that Conria's people were cursed to immortality or something. For Questa cosa me l'ero centuries, dimenticata. I have Ah, suffered daily from the curse that was laid però upon lui. me. Ah, ok, perché lui è giustamente But here, immortale. I suddenly Ciao, feel ma a buonasera. small amount of relief from this suffering. And right Ok. here, right now. I can feel my body sending a strong message to me. It is telling me, stay. So, Va this bene. place weakens the curse? That's pretty incredible. But how? That I shall need to investigate. But to the best of my knowledge, the Abyss Order does not have the technology to achieve this. Ok. E gli Illichurl che vengono qui? Indeed. Do you know why Hillichurls wear masks? Non ne ho la più pallida It's to idea. hide their appearance, lest they catch sight of their reflection in a body of water. In che Compared senso? to how they remember themselves, it is a terrible sight to behold, one that causes them great despair. Cioè, quindi mi stai dicendo che loro sono abitanti di Kaenria? The curse of immortality denies death to those afflicted with it. And yet, it does not truly mean that they will never What? die. So, you mean there's a way to undo it? No. I mean that the body and soul will continue to be eroded until they are virtually non-existent, even if death is not the form that this erosion takes. When the Hillichurls realize that the end is nigh for them, It seems their instinct is to seek out a calm and dark corner of the world in which to finally say goodbye to the centuries of suffering they have endured. Wow. And of all the places they could lay down to rest, one that can ease the effects of their curse would surely be their first choice. Ah, quindi questo è tipo il loro cimitero. Cioè, vengono qui a Conversation's morire. over. Brace yourselves. Ok, c'è da menare? We're under attack. C'è da menare? C'è da menare. E vabbè. Mi sa che la loro immortalità non durerà ancora per molto. There is no escape. Teamwork is dream work. Let me weave you a verse.
burn to oblivion! Mamma mia, che capolavoro di PG. Ma noi questi li abbiamo già incontrati. Cioè, noi sappiamo, o meglio, chi gioca Genshin sa, magari effettivamente questa roba non l'ho mai fatta vedere in live né nelle puntate precedenti. Questi sono i personaggi che noi potevamo vedere nel regno sotto, come cazzo si chiama? Sankonomiya. C'era una zona chiamata tipo i tre reami dell'oscurità, che conteneva queste creature, che erano dei cavalieri, fondamentalmente delle armature, credo vuote. E però effettivamente a livello di trama non sono mai stati presentati. Ok. Oh, fuck! Oh, wow! Oh, no! But now, the curse engulfs them, and they fight with none of the honor they once had. Ma perché continuano a combattere? Let's continue on. Uh-oh. Wait, Dane! Si conoscono. Seems we missed one. Ah, questo sembra bello tosto, eh? Credo che sia tipo di un livello superiore. Stand down. There's something different about this one. Infatti. It's disappeared. Sparito, così, nel nulla. What the heck? What was going on with that one? Was it trying to say something? How is this possible? How could he have retained self-awareness for 500 years without it? But more importantly, why did he seem so familiar? Forse ti ha riconosciuto. That would be a miraculous outcome indeed for a cataclysm that brought total doom and destruction. Or perhaps it was just a coincidence. We should press onward to the city. Ok, non vogliamo inseguirlo? Ok, che è sparito, però. Va bene. Ma è l'entrata come cosa? Cosa mi significa l'entrata delle rovine, precisamente? Ah, qua ci sono gli Illichirl che stanno... Ah, ok, quindi è per questo che loro stanno qui dentro. Perché questa melma oscura, praticamente, diminuisce l'effetto della maledizione. No, ma questi non sono Illichirl, questi sono... sono maghi dell'abisso, che è un'altra cosa. Quindi... Messo, fammi... Ok. Lì. Ah no, c'è un altro bastardo. Non me l'aspettavo. E io però non posso stare qui, mi stai erodendo male. Però non è come l'erosione dei... dei wolves. Questo fa danno solo al personaggio che... che è in campo. Questi dovrei mettermi a formare pure loro, eh. Dammi, dammi tutte le primo, dammi le primo. E lui parlava comunque di ingresso della città, ma io non so di cosa sta parlando. Mi fai vedere dove vorrebbe che io andassi? Dark fog in front of you, got the entrance of the ruin. Ah. Ah, ok, quindi niente, dovevo stare sopra, perfetto. Grazie. E allora perché mi hai fatto vedere con la telecamera uno zoom out sull'intera città se dovevo continuare ad andare su? Perché mi scammi, gioco? Cosa ti ho fatto? Dai che dobbiamo pullare 20? No, cioè tu lo pulli 20 se vuoi. Comunque oggi ho visto un video di Seca che a quanto pare non è leak, però faceva delle prediction abbastanza accurate, sembrerebbe. E sembra che Kazuha potrebbe ritardare un bel po'. Potrebbe ritardare un bel po'. Meglio, perché così posso accumulare un sacco di wish per lui. Oh no, i puzzle no, ti prego. Cioè, darò un'occhiata in giro e vediamo che riusciamo a trovare. Scusa? Come, scusa? Hai appena tirato fuori un...
abyssal power. Two things I couldn't be more familiar with. They're just cheap tricks to me. Okay. So the Abyss Order really is trying to hide something here, right? Mm-mm. Dan seems like he really understands what's going on here. No wonder the Abyss Order doesn't want him around. Beh, 2.8 stiamo parlando di 2 mesi e mezzo. Ho capito, considera che uno io sto già oltre il 50 di bitti. 2 ci sono gli eventi, 3 c'è il reset dello shop, 4 ci sono almeno altri 3 abyss se non... No, scusami, 2 mesi e mezzo vuol dire 5 abyss. Insomma, diciamo che uno accumula, no? Poi c'è più tempo per esplorare un po' in giro qui il chasm, ti pigli un po' di primo, apri bauli, fai upgrade della cosa luminosa... Magari esplori un altro po' in Azuma e fai salire l'albero. Insomma, 2 mesi e mezzo uno ne mette su di... Fai le daily. Uno ne mette su di primo. Is there a building care? Is there a building... By... Okay. È la stessa cosa, credo. Not necessarily. The closer we draw, the more I am inclined to conclude that these ruins belong to a more ancient civilization. Come? The Abyss Order simply più antica di Kaia? Kaenria? Even older than Kaenria? Kaenria. Paimon can't even imagine back that far. Ah sì. That said, the architecture here does somewhat resemble that of Kaenria. At least, it would if it were the other way up. Let's head toward the light over there. Mind your footing on the way ahead. It's a long way down. Mm. Scusate un attimo, io volevo vedere un attimo che arma ho equipaggiato a Bennett, giusto per curiosità. Lion's Roar, che fa cagare, ancora a livello 70 innanzitutto. Non ho un'arma buona come Dio comanda, per... A questo punto quasi quasi gli do questa. Cioè, voglio dire, almeno ho un attacco base più alto. Tanto Jin non la sto usando, proprio per niente. A questo punto quasi quasi. Dai, facciamo così, gli do questa. Non è decente, non è ottimale come arma per Bennett, ne sono consapevole, però sti cazzi. Va bene così. Black Serpent Knights. Is this where they're based? Or wait, are they guarding something here? Io mi chiedo come faccia la doppiatrice di Paimon a raggiungere questi livelli di notte con la voce. Io non ce la faccio manco in falsetto. È pazzesco. Salve, dottor! Beh, 216k così, da nulla. Yummy. Sa che effettivamente con un attacco così alto... Quest'arma è molto meglio dell'altra per il buff di Bennett. Potrei aver usato un Bennett subottimale per un bel po' di tempo. Ancora? Vai, meniamo, meniamo. A me fa solo piacere. E sono degli Illichirl. Li stanno proteggendo! Li stanno proteggendo! Credo li stiano proteggendo. Tu ricordi quanto in alto riesce ad arrivare la notte quando mi incazzo? No, effettivamente non mi ricordo nulla del genere, da come ora. Come non hai mai fatto la voce high pitched? Vai. Oh. Eccolo qua. Lì! Li stavano proteggendo perché gli Illichirl sono gli abitanti di Kaenria. Di Kaenria. E loro, come Royal Guards, stavano lasciando che... Insomma, dessero l'addio a questo mondo. Può essere? È plausibile come teoria? Dobbiamo litigare più spesso, allora, senza ombra di dubbio. Ormai stiamo litigando sempre meno, Barbara. So, the Black Serpent Knights have nothing to do with the Abyss Order's secret. Huh. I should have guessed. So, what exactly is going on with
these hilly churls? As I said, for these hilly churls, the end is nigh. They have grown old and fearful of the light, even become one with the darkness. And yet the curse continues to corrode them. But why would the Black Serpent Knights want to stay here and guard them? Perché li stavano proteggendo, no? Ancora? E dai! E dai, andiamo, vai! Altre due pappine. Vai, vai, non ti preoccupare, non ti preoccupare. No, infatti, cerchiamo di non combattere. Vediamo che succede. Oh, quello è il generale. Sicuro il generale. Perché sa che non siamo un pericolo, credo. Halfdan? Halfdan? Abbiamo un nome? What? You recognize him? Could it be? If it's as I suspect, then this is a truly tragic state of affairs. Dane? You want to know why they were gathered here guarding the hilly churls, don't you? Sì. It's because, as far as the Black Serpent Knights are concerned, they're simply doing their duty. Daddy. The one who ordered them to retreat just now, I suddenly recognized him. I knew him as a young man, an elite in the Royal Guard of old. His name is Halfdan. So, he's from 500 years ago too? A quanto pare. To this day, I still remember the final orders. I, the Twilight Sword, gave to Halfdan on the day of disaster in Kanria. Before I made haste back to the palace. Inform all Black Serpent Knights to protect the people of Kanria at all costs. Because we, of course, were royal guards. But this would mean nothing in the events that followed. Royals, gentry, common folk. These identities made no difference. Ma cos'è successo esattamente? The only identity that mattered was being from Kanria. Ok, quindi c'erano gli dei, che immagino siano gli Archon, o è qualcosa di ancora più divino come entità rispetto agli Archon? Perché noi sappiamo che tipo Baal, che è la sorella di Eira, Raiden Shogun, si era recata a Kanria e c'era rimasta secca. C'era rimasta secca perché gli dei hanno combattuto per distruggere Kanria? O c'era rimasta secca perché c'erano delle divinità ancora sopra di livello rispetto a loro che hanno distrutto tutto? Questa cosa ancora non è stata spiegata bene, non sappiamo precisamente cosa sia successo. Ma forse, in whatever remains of their minds, they are still protecting the people of Kanria. If you see these ruins, as Kanria in the throes of disaster, Makoti? And these hilly churls, Baal è il nome. Crying for help. Sia Baal che Makoto sono entrambi nomi della stessa persona. Their growls are less of a threat and more of a warning. Sono due nomi utilizzati tipo uno per le occasioni ufficiali e l'altro per il common folks. I can just about make it out. They keep repeating a word from the old language of Kanria. Run. Stanno dicendo agli Illichurls dietro di loro di scappare? Even I have to admit. Sicuro? Ti avevo mandato pure gli screen, non ti ricordi? To survive 500 years of erosion. It is nothing short of a miracle, born from hopelessness. Oh, so Paimon had them all wrong. It doesn't matter. Even I took them for enemies for a moment. Let's keep heading toward the light at the top. I believe the Black Serpent Knights will no longer try to stop us. Peccato, mi piaceva menar le mani. E dobbiamo andare dove? Di qua, dicevi? Come faccio ad andare di là? Qui, credo. Dov'è? Io? Perché devi salire qui? Ma perché? Ma sarai stronzo?
Io ricordo tipo Bale era il primo fantoccio. No, quella era un'altra roba ancora. Quella era un'altra roba ancora. Ce l'abbiamo cercato su Inter, aspetta. Eibal Makoto. Così si trova Beelzebub. Allora, Bal è il previous Electro Arcon, quindi la sorella di Ei. Makoto è il social name di Bal, quindi quello che usa per i plebei, per andare in città. Ei è l'attuale Raiden Shogun. Beelzebub è il social name di Ei. E poi c'è Raiden Shogun, che appunto è il fantoccio. Scaramouche era il primo tentativo di fantoccio. Vedi, Fatui Harbinger Scaramouche is Ei's first attempt at creating a puppet of herself. Vedi. Era proprio lui. Devo andare giù? Chamber at the center of the ruins, sarà questa? Io ho paura. No, era quello là, bastardo. L'avevo vista. Sai. Vabbè, me lo devo... A tatuare non c'è bisogno, basta che te lo scrivi da qualche parte, magari. Ce la faccio? Casca? Non cascare? Grazie, non è cascata, meno male. E mo? Mi butto giù? Dove devo andare? Sopra non posso andare. Però mi dice di andare di qua. Più in alto. Oppure l'altra volta. Vabbè, ma basta che cerchi su internet. Vedi tu, Paimon. Ha rivisto i suoi amici torturati dopo 500 anni di maledizione. Porca troia, 500 anni di maledizione. Dove sarà di qua? Credo sì, perfetto. Eccoci. There's no door sealing this room off. Looks like we can finally head to the room in the center. Ok, ah giusto. Mi dimentico sempre, cazzo. Namo. Qui dobbiamo andare lì, sì. Ma qui non ci eravamo già passati, tipo. Ma ci eravamo già passati di qui. No, mi sa di no, invece. Che c'è quello. Sta zitto che lo prendo mo. Prima che me lo dimentico. Posso ritornare su? Sì, sì, perfetto. What? Orb of the Blue Depths. Per 9? What? What? Che cazzo è sta roba? Sembra la Imujin Machismo di Blade and Soul. Tu ne hai 0, non ho mai trovato nulla del genere, ma... Non ho mai trovato niente del genere in gioco per ora. Al contrario. Ok, questo è strano. Cioè, tutta la... Ok, ma... Non so dove l'abbia raccattato, non sei, ma appunto chissà come le cazzo ho preso. Vedi tu. The pool must be part of the entire city structure. A relic of this ancient. Sai manco dove le hai prese. And more importantly, it is the very thing that is weakening the curse. È acqua sacra? My whole body feels more at peace than it has in a long time. The effect is stronger here than it was before. And I think it's because that water pool has something akin to a cleansing effect. Cleansing? So that means the water in that pool can wash away the curse for good? No. Okay. That would be impossible. Okay. How are you so sure? I have lived with this curse for 500 years, and I have been fully conscious the entire time. Suffice to say, no one understands the curse like I do. Ma perché tu riesci a mantenere la tua coscienza? At the level of the fate of the world itself. When a god applies a curse, it takes effect at a higher level of reality than the person themselves. Even now, I can feel the curse slowly permeating my entire being, becoming part of me.
slowly but surely, replacing me. Perhaps it may be possible to suppress the corrosive effect of the curse for a time, but cleansing it entirely, consider it tantamount to burning away an integral part of your body. It is not a process that one could ever hope to survive. Sì, ma non ci hai spiegato perché tu non sei... In any case, I can feel that the water's cleansing effect is not nearly potent enough. At most, it might suppress the curse, but a little. Hmm. So, what's that contraption there? It looks kind of out of place. Probabilmente sarà, sì. Frankly, una roba dell'Abyss Order. I have never seen a device of this design before either. It is not unreasonable to suspect that it could belong to the Abyss Order. What could they be planning to do here? Esatto. Che sia la volontà del fratello di Traveler salvare le persone di Kanria. Halfdan. Salve, dottor. Vuoi schiaffi? Halfdan. Vuoi schiaffi? You have something to say to me. No, Rivaldo se ne va, perfetto. Grazie Halfdan. Arrivederci, salve, buona serata. Ah, ok. Are you coming? E andiamo. Abbiamo altra scelta? Andiamo. The Beautiful and the Damned. Come siamo messi a primo? 28, perfetto. Mi sa che stasera non si pulla, Mi sa che stasera non si pulla. Qui sotto, tipo qui? No, ancora più sotto. Ah, ok, proprio sotto sotto. Diecimila mora? 15.000 mora, attenzione. Looks like Halfdan disappeared at the far end of this path. Perhaps whatever lies ahead is what he wants us to see. E gira un po' la testa. Let's keep going. Cado. There is no escape. Rain outlines your face. I'm the bright pimp. Let's light it up! Illusion shattered! Boba, get them! Oh, e mori? Ora. Qui c'è una cesta. Ecco, io non ho ben capito come fare a far funzionare ste cose. Perché tipo, qua ce ne sono due. Credo che ce ne sia... Ah, eccolo qua, qua c'è un altro. Ah, serve un... Ok, come ho detto. Niente, per ora non posso farlo. Eh sì, c'è anche un fuocherello ancora attivo qua. Quindi vuol dire che non se ne sono andati da molto tempo. Sì, però prima prendiamo questo. Sono andato al punto in cui si vedono le pietre, le ho tutte 9. Perfetto. Ti compaiono in tasca. Presi come boh. Vedi, è fatto bene questo gioco. Super divertenti gli enigmi. I pad. Orca puttana, ma quello. Andiamo a schiopparlo? Andiamo a schiopparlo, dai. Così, giusto per divertimento. Salve, dottor. A posto. Così. Giusto perché non vedevo 6 cifre di danno da un po'. Ah, sbroccatino. Cosa c'è lì dietro? Segnati il punto sulla mappa. Chi cazzo lo trova più, mobba? Lo dovevi dire prima. Tanto non so dove trovare le cosine. Tornaci per vedere se hai ste pietre. C'è un transatlanticino. Ciao, Matt. Buonasera, caro. Oh,
Io sono scioccato da quanto faccia schifo questa parte. Eh sì. Is this what Halfdan wanted to show us? Whether it is or not, everything here is detail. Inspect the area. Leave no stone unturned. Ah, minchia, proprio così? Cioè, proprio i tombaroli siamo diventati. Stiamo a depredare le tombe di sti poracci. Seems like i cadaveri. The hilly trolls we meet in the wild are always so rowdy. Paimon never would have imagined that this is how they spend their final days. Vabbè. We may not have a whole lot of happy memories dealing with hilly trolls, but still, Paimon hopes they're at peace in their last moment. Carino. Io sono scusato di orsi gli scienziati. Matt, guarda, se vuoi, quel gioco costa 16 euro su Steam. Te lo compri e ci giochi tu. Da solo, lontano il più possibile da me. Va bene? Perfetto. Ma giusto io, vuoi la mia metà? Oh. Tomb Raider Muse Edition. Sì, ma è terribile sta cosa. Ma che cazzo di senso ha portarseli dietro? Oh, poverino. Sto mettendo a piangere la cucciola. Ah, 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 ah. Cosa ho visto? Cosa ho visto? Cosa ho visto? Missione secondaria? Segniamo. Posto, segnato. 16 euro, ne spenderei anche 40 per quel gioco. Se spendi 40 euro io ti prendo a testate. Va bene? Ok, perfetto. Ce l'ho da 16 euro. Ce lo vedo muso con la tutina d'Angelina Gile che va a depredare. Proprio così, quei capezzolini al vento. Così. Che scena orribile. There's even a bonfire here. Like what hilly churls built in the wild. Wait, but wasn't Dane saying that hilly churls get scared of the light when they reach the very end of their lives? Maybe. In the very, very end, they still want to feel some light and warmth. Oh. Just think it aloud here. Could also be another reason. Il gioco quasi sta impegnando alla grande a farti stare male per questa cosa. E in realtà ci sta, perché alla fine gli Illichirl non sono mai stati cattivi. No? Cioè sono tipo delle creaturine che girano in bene o male tutti i paesi, da Inazuma a Mondstadt, passando per Liyue, no? E noi non abbiamo mai avuto particolare crimonia nei loro confronti, no? Non è che li odiassimo come per esempio odiamo i Fatui, che sono particolarmente scaltri nei loro piani nel fare del male anche a delle persone innocenti. Gli Illichirl bene o male sono come degli animali. È un po' triste in effetti. Non odiamo anche loro? No, Matt, non odiamo gli Illichirl. Non odiamolo. Però a quanto pare Raiden Shogun vuole fargli blastare una bomba di elettricità in testa. Io voglio dare tutti. No, non si fa. No, cattivo Matt. Non si odiano gli Illichirl. È cresciuto a causa della loro morte? Ho già visto questo fiore prima? Ovvero? Intevat? Ricordiamo che il mondo in cui ci troviamo si chiama Teyvat. Quindi c'è una sola... o meglio, c'è proprio parte della parola qui dentro. But only last 2 weeks before wilting. But if you were to pluck one and take it out of Kanria, the petals would stop growing and turn hard. Only when it finally returned to its home soil would the petals grow soft once more and finally turn to dust. So the Intevat is a symbol for a wanderer far from home, signifying the tenderness of the homeland. Che il fiore che sto indossando nei miei capelli da quando mi sono svegliata! What?
Ci ho fatto caso solo adesso! È vero! What? E cosa significa questo? Paimon parla di se stesso in terza persona? Sì, cioè Paimon's name is Paimon, sì è vero, comunque è una ragazza, cioè è femminuccia Paimon, almeno credo, no? Non so se abbiamo ricevuto... No, sì, parlo di lei al femminile, quindi penso che sia una femminuccia. Però non so la prima plurale, sa. Plurale maiestatis. Eh sì. Eh sì. Scusami. Your Highness. So the proposal finally has your blessing. Whoa. And focusing single-mindedly on confronting the heavenly principles, we neglected our original mission, the revival of the homeland. Whoa. Piano. Heavenly principles. Chi cazzo sono? Non me lo ricordo più. Revival of the Homeland. Quindi stai ammettendo che Khanria era la vostra casa natia? Ma voi non eravate da un altro universo completamente? I should not have been so indecisive. The device is almost ready. We await your command. What are the chances of succeeding? Theoretically speaking, approximately... Forget it. Even a 1% chance is enough. Minchia. For too long have we dwelt in the abyss. Surely they would rather return to the natural cycle of life and death as soon as possible than continue to exist as they are, without a shred of dignity. They cannot be made to continue paying the price for those so-called sins. The Order is most fortunate to be graced with your decision. Questa è la tipica frase che utilizza un cattivo in incognito. Nel senso, quello che vuole sfruttare, ottenendo la percezione benevola del sovrano. Lui è il fratello che hai perso, esatto, Matt, è proprio lui. Dicevo, questa è la tipica frase che utilizza un sottoposto che vuole ingraziarsi il superiore mentre sta tramando alle sue spalle. Adesso, io non so bene quale sia il ruolo di comando del nostro fratellino. Che belli i soliti cliché. E non, potrebbe non esserlo, perché comunque noi sappiamo che lui è a capo dell'Abyss Order, ma non sappiamo quanto forte sia la sua stretta su questo potere. Potrebbe non essere così, diciamo così, salda. Anche se mi verrebbe da dire che in realtà loro sono, come sottoposti, molto adepti, diciamo, no? Cioè, nel senso, a loro va bene che lui mantenga questo ruolo di potere. Oh, wow. Ether. Wow. Sentire parlare la protagonista in questo gioco è più unico che raro. You saw something, didn't you? Can you tell me what it was? Yeah. You zoned out for quite a while there. Gli raccontiamo a Dainsleif tutta la scena. Well, people do say that twins have a special connection. È vero cosa, ba? It sounds as if they are attempting to make use of certain equipment to cleanse the curse. It could well be the device we saw earlier. Eccezione fatta per quando combatte e quando al massimo fa dei versi, esatto, quella è l'unica eccezione che abbiamo, per il resto non parla quasi mai, credo, non vorrei dire una cazzata, ma penso che sia la prima volta che parla in una cutscene, non mi viene in mente nessun'altra scena in cui lei abbia effettivamente pronunciato ad alta voce le parole che noi le facciamo dire. And you say he mentioned the revival of the homeland?
correct? Sì, ha detto che era la sua missione. No surprise there. Stubborn as ever. It appears as if the Abyss Order plans to use this location to cleanse the Hilly Churls of their curse and restore them to the way they once were. Then, they will serve as the foundation for reviving the nation of Kanria. Ok, è un piano stranamente sensato, ma che non mi sembra che stia funzionando per ora. Non è la prima o l'ultima che ricordo durante la main quest di Nazuma. Ok, però comunque è molto raro, è molto molto raro. Questo piano è stranamente sensato, nel senso che se effettivamente qui c'è la possibilità di diminuire il potere della maledizione, loro potrebbero creare una specie di safe haven, no? Una zona abbastanza sicura in cui rimpolpare le loro fila, far ritornare quanti più illicel possibile al loro stato originale di uomini, e poi eventualmente rifondare il loro regno. After all, there can be no nation without a people. E tu che ne pensi? It is the height of foolishness. They have no chance of success. Not even a 1% chance. Perché dici così? I told you already that no one knows this curse better than I, having lived with it for 500 years. There is no redemption. There is no undoing the curse. Ok, però toccante che dica il nome del fratello, sì, quello senza mai dubbio. Però ecco, io per ora ho due domande fondamentali. Uno, perché Dainsleif non è colpito dalla maledizione? O meglio, è colpito dalla maledizione ma non perde la sua consapevolezza, no? La sua coscienza. E due, se il fratello è colpito dalla maledizione, perché lui chiama Kanria Homeland, l'abbiamo visto in questa cazzina, quindi è confermato che per lui casa vuol dire Kanria, ok? La considera come casa sua. Ma se la considera come casa sua, perché lui non è stato marchiato dalla maledizione? Per ora queste sono due domande abbastanza importanti alla quale non abbiamo neanche un cenno di risposta. Trying to remove it by force will achieve nothing but to inflict further suffering. So make sure you are clear in your mind. You have to tell yourself they are no longer human. If you cling to false hope and allow yourself to become too emotionally invested, the only way is down. You will end up just like them. Mired in hypocrisy. Save your strength for something worth saving. Esatto, è quello che stavo per dire io. Perché dovremmo credere a Dainsleif? Nel senso, è vero che lui non ha alcun interesse, che noi sappiamo, a vederci sterminare una marea di Illichirl, perché appunto erano la sua gente, lui era il capo delle guardie, è lui che ha dato l'ordine di proteggere gli Illichirl, o insomma, la gente di Kanria, no? Non avrebbe alcun motivo per mentirci, però allo stesso tempo come fa a esserne così sicuro che non ci sia nessun modo in assoluto per rimediare a questa cosa? Perché per esempio gli Abyss Herald deduco che erano degli Illichirl che sono stati, tra virgolette, potenziati, purificati e hanno, abbiamo appena visto, riottenuto parte della loro coscienza. Anche quello che avevamo visto durante alcune quest in Inazuma, che è comparso durante l'evento, per esempio, del... come cazzo si chiama? Di tutta la parte sotto San Coromia. Non mi sta venendo il termine. Lui parlava molto chiaramente, anzi addirittura faceva delle battute, si vedeva che proprio non era una specie di schiavo che come... è in economia, esatto, è in economia. Non era una specie di schiavo che psicologicamente non era in grado di prendere delle decisioni, era proprio una persona... Le rovine sono sotto in azzurro, ma sì, esatto, è in economia, è in economia. Era proprio una persona consapevole di quello che stava succedendo e che era appunto in grado anche di fare delle battute correlate agli avvenimenti che accadevano, no? Quindi forse effettivamente noi abbiamo plausibilmente l'idea che sia possibile salvare questi Illichirl, a meno che i maghi e gli eraldi dell'abisso non siano una specie completamente separata dagli Illichirl. Però
Perché dovrebbero combattere insieme, no? Fateci caso, anche all'interno del mondo di gioco, quando noi vediamo i Fatui, sono raggruppati insieme ad altri Fatui. Quando noi vediamo i Treasure Hoarders, sono raggruppati esclusivamente insieme ad altri Treasure Hoarders. Ma in passato, anzi, tuttora nel mondo di gioco, è possibile vedere gli Illichurl combattere al fianco degli Abyss Mage. Questo mi fa pensare che bene o male siano collegati in termini di specie, no? Quindi perché ti dovrei credere, Dainsleif? Oh. But of course, I am merely someone you hired for a task. No, non è quello il punto, ti ho chiesto delle prove. It is only natural for you to side with him. Ma non mi sto mettendo dalla parte di qualcuno, voglio solo delle prove. But whatever decision you make cannot deter me from mine. My chosen path is to stop the abyss. If we have reached an impasse, then perhaps this is where we should say. Ma che poi indossano anche loro una specie di maschera, sì. Però nera. Sì, credo che... Dove sono le mie prove? Si è trasformato in Phoenix Wright, praticamente. Objection! Ecco, questa cosa, personalmente, questa specifica risposta a me non piace. A me non piace. Si dice Buffett. Perché io, giocatore, non mi rivedo per niente in quello che sto per dire nei panni di Shurin, del Traveler. Io non sceglierei di credere a Dainsleif. Direi, oh, mi devi portare delle prove però. Altrimenti ci incontriamo tutti e tre davanti a un tavolo, tu da una parte, mio fratello dall'altra, io al centro, e cerchiamo di capire che cazzo sta succedendo. E perché tu sei così convinto che non si possa ritornare indietro, e lui invece è così convinto che si possa tornare indietro. Cioè, sta cosa che noi diciamo, ah no, ti credo a prescindere, non lo so, perché ribadisco quello che ho detto tante puntate fa, tanti mesi fa. Nostro fratello, Iver, non ci ha mai dato un motivo vero e proprio per non credere nella sua missione. È vero che i mezzi che sta utilizzando non sono proprio pulitissimi, mettiamola così, non sono proprio all'interno della legalità e della morale, ma non ci ha mai dato nessun motivo per dire no, lui è cattivo perché è cattivo. Lui sta facendo delle cose non buone, ma le sta facendo per una motivazione giusta, che è quello di salvare questi Illichurl che sono maledetti da 500 anni. Quindi perché io dovrei credere di default a Dainsleif? Cioè solo perché fa l'offeso? Perché dice, no, va bene, no, allora va bene, credi a tuo fratello. Va bene, ok, non ti parlo più, scusami, me ne vado. Va bene, scusa, no. Cioè solo perché sta facendo sta cosa? Ma che in realtà non sappiamo nemmeno cosa voglia fare Ether. Ma è stato abbastanza chiaro quello che vuole fare Ether. Sta dicendo, raga, io il mio obiettivo principale l'abbiamo appena visto in questo flashback. Lui ha detto, nonostante abbiamo faccappato un po' a cazzare un po' con questo, cos'è che era l'Imperial Mandate, non mi ricordo. Ha detto, vabbè, stavamo andando fuori strada, ma il nostro obiettivo principale deve essere quello di salvare gli Illichurl, ok? Questo pezzo di storia non sapevamo cosa stesse facendo. No, però mi ricordo benissimo, ma, che se vai a rivedere una delle vecchie puntate, proprio nella fine della missione, della prima missione in cui eravamo con Dainsleif, Ether si mostrava di nuovo, e nonostante avesse tutte le possibilità per farci un culo tanto, lui non solo non ha deciso di attaccare noi, non ha neanche attaccato Dainsleif e ha fermato la battaglia che c'era in corso per dirci in maniera chiara e tonda, sorellina mia, io non ti voglio costringere a prendere parte a questo bordello, non ti voglio costringere a stare dalla mia parte, non ti voglio costringere a capire quello che io sto vivendo, quelle che sono le mie motivazioni, tu prosegui per la tua strada e alla fine capirai che io avevo ragione, ok? Questa cosa io me la ricordo alla perfezione, perché è lì che mi sono reso conto che questo gioco ha le potenzialità per essere, a livello di trama, estremamente buono. Perché appunto è la caratteristica principale di un ottimo cattivo. Il non essere un cattivo che fa le cose perché è cattivo, ma fare le cose per una motivazione valida. Magari facendo, ok, delle cose che non sono proprio
validissime in termini di legge, in termini di morale, ma il suo fine... Ma quando c'era sempre Dainsleith? Esatto, la prima missione in cui c'era Dainsleith, sono state due. La prima è stata quella che abbiamo iniziato alla taverna di Mondstadt, e la seconda è questa qui. A quel punto, quando uno ti dice, io non ti voglio costringere ad accettare quello che sto facendo, vai avanti per la tua strada, io sono sicuro che alla fine tu ti schiererai con me. Vuol dire che lui crede così tanto in quello che sta facendo che evidentemente non lo fa solo per avere il potere, avere il controllo, dominare in generale. Lo fa perché ci crede davvero. E adesso sappiamo che il suo obiettivo primario è quello di salvare gli Illichirl. Quindi io dico, perché mi devo fidare alla cieca di Dainsleith quando anche mio fratello, per quanto mi riguarda, sta portando al tavolo, non dico delle motivazioni valide, ma quantomeno una ragione per non dargli sfiducia a prescindere, no? Per non dire, ok, è cattivo e basta. Questa cosa personalmente non mi piace. Io lo dico, non mi è piaciuta. Just mean that I don't prove... Does mean it could be... Ok. Perfetto, cancellate tutto. No, effettivamente è sensato, perché quello che sta dicendo qui è io mi fido di te, però allo stesso tempo non posso fidarmi al 100% di te, perché per quanto non approvi i metodi di mio fratello, lui potrebbe anche avere ragione. Sì. Perfetto. Esatto, l'1% di probabilità di redenzione contro il 99% di probabilità di soffrire e morire. Esatto, nessuno ha il diritto di fare questa scelta da parte di un altro essere vivente. Quindi io, persona, non posso, dice... Cioè... No, succede... No, non è che è il ritratto. I stand my ground, confermo quello che ho detto, solo che il gioco ci ha messo un pochino di più ad andare verso il modo in cui l'avrei fatto io, mettiamola così. Specialmente non quando gli Illichirl hanno già deciso di concludere... hanno già deciso il finale che preferiscono. Ok. Anche questa cosa denota comunque una personalità importante da parte del protagonista. E qui arriviamo a un'altra cosa che secondo me non è proprio apprezzabilissima di Genshin Impact. Il protagonista muto. Il protagonista muto alla Link, alla Mario, alla... non saprei, non mi viene in mente un altro esempio, faccio cagare. Vabbè, insomma, avete capito. Il protagonista che viene, diciamo, la cui personalità viene costruita... No, la Red è muta per una... Ah, ok, esatto, alla Red, sì, alla Ash Ketchum di Pokémon, il gioco. Viene costruita tramite le scelte del giocatore, che però in moltissimi casi, specialmente nei casi in cui conta, come per esempio questo, sono delle scelte che non sono scelte, capito? Cioè, perché questo è l'inizio della frase e questa è la conclusione, come se fosse un'unica scelta. Figa, fammelo un protagonista che ha una sua personalità, perché alla fine ce l'ha, è solo che tu non la stai facendo venire fuori come Dio comanda. Cioè tu mi costringi a prendere delle scelte che non sono scelte e allo stesso tempo stai facendo in modo che il mio personaggio muto non sia muto. Esatto, e questa cosa è molto fastidiosa secondo me, perché sarebbe stato scritto molto meglio, a mio parere, con un protagonista che, cazzo, tirava fuori i coglioni. Tirava fuori le palle, diceva le cose come stanno, diceva le cose come le pensava, senza bisogno del giocatore che deve cliccare su una cosa a caso che non ha senso se la dici da solo. It seems that the three questions I put to you on our first meeting were worthwhile. Oh. You have developed your own individual views on this world. Bello, bello, fantastico. Ma ogni personaggio di Genshin ha una sua storia personale? Sì. Sì, sì, buonasera comunque. Le missioni secondarie, praticamente Genshin ha una missione principale, che è quella che, vabbè, ti racconta tutta la storia, e poi ha delle missioni dei personaggi. Ogni personaggio 5 stelle, quindi ogni personaggio principale, diciamo, ha una storia che va a raccontare appunto quelle che sono delle vicissitudini nella loro vita. Per esempio, con Ei abbiamo scoperto quello che era
il suo passato in Inazuma, abbiamo scoperto quella che è la sua visione del futuro, abbiamo scoperto quella che è la storia di sua sorella, che purtroppo è venuta a mancare. Con Child, Tartaglia, abbiamo scoperto la storia di suo fratello, persino Hayato, la storia di suo fratello, insomma, abbiamo visto come lui si comporta con suo fratello, che è bellissima da vedere quella parte, persino Hayato, che ha una semplice, diciamo, storiellina in cui deve fare le veci del Kamisato Alliance leader, no? Persino quella che sembra un po' una cazzata è scritta molto bene. Io personalmente l'ho apprezzata molto la scrittura della quest di Hayato, perché era quella roba un attimino... Io ancora no, è molto bellina. È semplice relativamente, però è molto bellina come uno, caratterizzano il personaggio, e due, il fatto che si siano sbattuti così tanto a creare comunque delle vicissitudini sensate e interessanti solo per una missione secondaria di un personaggio 5 stelle. Io personalmente questa cosa l'ho apprezzata molto. Very well. Since you have volunteered your true thoughts on this matter, I shall not hide mine from you. Perfetto, vediamo. Right now, I have a more immediate agenda than stopping the Abyss. Ovvero? That is to say, the Abyss's actions here directly dishonor the final wishes of Halfdan and my other compatriots. I cannot allow this to proceed. Scusate, muto le notifiche, che sennò mi sa che a breve sentite una marea di... A posto. Ok, le azioni dell'Abyss Order sta disonorando il volere finale di Halfdan e dei miei altri compatrioti. Non posso permettere che questo proceda. E io questa cosa non l'ho capito. Cioè, in che modo il fatto che nostro fratello vuole salvarli va in contrasto con l'onore e il desiderio finale di Halfdan? Cioè, praticamente Halfdan li vuole proteggere, nostro fratello li vuole salvare. Non ho capito in che modo sono in contraddizione le due cose. The Abyss may appear at any moment. Be on your guard at all times as we proceed. Aspettate, cazzo, anche un po' il volume, che lo sento basso. Ok. C'è l'audio della... Che fastidio. Volume 10, music volume, SFX volume. Diminuiamo un po' questo, la musica va bene. Posto. Ok, speriamo che sia sistemato. Perché le voci io le sento basse rispetto al resto. Wait, watch out! Che succede? Orca troia, sono cieco tre volte. The mutation is continuing. Has the Abyss made its move already? Che senso? I see your incessant meddling continues, and that you have once again joined forces with our Highness's kin. Regrettably, I was not in time to control your exit from the network, and it sent you here of all places. This was a catastrophic error. I am surprised that you dare to face me. Ooh. You ran like a coward last time. Ooh, spicy. Will must be done. All interferences must be removed, whatever the price to pay. Vedi, sembra comunque che loro apprezzino nostro fratello come leader. Our people. Quindi vedi, anche loro sono di Canria. You are the only ones who torment them. There is nothing else left of those hilly churls. Nothing besides the curse itself. Say what you wish. I am going nowhere, Dainsleith. Hai visto che è stato annunciato il nuovo Monkey Island 2022? Sì, l'ho visto. Io personalmente non sono interessato perché non sono un grande fan delle avventure grafiche. Anzi, le trovo particolarmente noiose, devo essere sincero. Però è una notizia interessante, assolutamente. Fra l'altro, inevitable. How absurd. But since you wish to persist, then so be it. Fra l'altro è anche abbastanza importante perché da quanto ho capito è lo sviluppatore originale che non era presente negli ultimi due Monkey Island, tipo Tales from Monkey Island e Return to Monkey Island, se non ricordo male.
non era presente in quei giochi, mentre qui è proprio lui a capo del progetto. Dai, veniamo. You really think you can use that device beneath the pool to cleanse this curse? Do not underestimate the weight of the abyss. The device cannot provide the cleansing effects of the water not in the pool, but a hundred pool. Then I overestimated you. This plan is even cruder than I thought. Oh, aspetta, qua c'è qualcosa. Lì. Ehi, come un cesto. Piglia, piglia, piglia. Anche mentre stiamo combattendo. Bene così. Ti preoccupa. Dai, zii, quando è che ci rimani secco? Uba, che tempo. Che palle però lui, eh. Che palle gli Abyss Herald di Hydro. Ci sono cresciuto con Monkey Island e Grim Fandango, non vedo l'ora. Ci sta, ci sta, ma per carità, ma anch'io sarei particolarmente eccitato a vedere un IP che va bene o male una quindicina d'anni minimo non vede un'uscita come Dio comanda. Eh sì, l'abbiamo preso. Perfetto. The Abyss Order's device is activating, but there's still time to destroy it. Ok. Dai. The will to live in the depth of... Non ho letto, cazzo. Depth of... De che? Le profondità di che? Quanto siamo? 30. Mamma mia, che scandalo. Un cazzo proprio. E come ci torno io là sopra, mo? Faccio così? Comunque c'è uno di puzzle che odi, Muso. Io odio tutti i puzzle in questo gioco, praticamente. Ma tutti, non se ne salva uno. Quello con le pietre che scoppiano, no? No, quello con le pietre che scoppiano vanno bene. Quelli sono facili. Sono facili e sensati se hai perso... Cioè, sono stupidi di per sé. Perché se non hai un altro personaggio... No, beh, in realtà ce la puoi fare anche tranquillamente col Traveler. È un po' fastidioso il fatto che devi cambiare personaggio. Però non è... Non è niente di critico. Mettiamola così. Ma cos'è? Ah, praticamente... Oh no. Oh no, sono i portali. Ah, ok, bene. Sono già arrivato, perfetto. Easy. Oh, cutscene. Silenzio, cutscene. Sono facile che quando devi mettere 4 PG Geo. Che cazzo vuol dire 4 PG Geo? È impossibile. Intero percorso, porca troia. Porca puttana. E mo? Ah, non la stanno prendendo bene. Am I too late? They're in agony. This is no way for them to meet their end. Find a way to stop that thing. Uh-oh. Half done. Si sacrifica? Oppure si... impazzisce e ci vuole menare? Ok, si sacrifica. Oh no! Half done. Oh no. Oh no, ancora vivo. Ok, mi sa non più. Ci ho sperato per mezzo secondo praticamente. Turn to ashes in an instant. Halfdan's soul is extraordinarily resilient. Infatti il Warden è un luxurious. Sta lì, mi sa. Starà a livello un po'. Altro giocone che potrebbe uscire entro il 2022 è Diablo 4. Ci crediamo davvero in Diablo 4 nel 2022, ci? Perché siamo ad aprile e ancora di Diablo 4 non ho visto un cazzo.
Quindi non lo so, mate. Io non sarei proprio. Male che va inizio 2023. La Blizzard, diciamo che ora come ora non se la sta passando troppo benissimo. È uscito il gameplay, davvero? No, questo me l'ero perso. Beh, io spero che esca il prima possibile, per carità. Pensavo che sarebbe stato trasformato in cenere in un istante. Invece l'anima di Halfdan è più. È straordinariamente resiliente, ok? Insieme a Zelda. Quindi mai. Oh. Don't you have a greater encumbrance to worry about? Come on. This is your grand opportunity to get rid of me. The Abyss Lector? Take him out and deactivate the device. Lector? Posso cambiare PG? Non posso cambiare PG, perfetto. Illusion shut. That's gonna hurt in the morning. Ma io ti penso così. Figa. L'ho one shottato. Sbagliato, cazzo. Però vabbè, qua dovremmo essere in grado di menarlo abbastanza bene. Abbastanza velocemente, così sì. Aia. Posto. Easy. No! Mi ha colpito, bastardo. Tu pensi che stavo con un team di merda quando sono arrivato qui? Ma infatti anche questa cosa è parecchio fastidiosa. Su Yakuza, per esempio, subito prima dell'inizio di un combattimento, ma anche in Kingdom Hearts in realtà, subito prima dell'inizio del combattimento, ti permette di modificare il team. Anche qui sarebbe importante. Metti che io avevo solo PG Elettro, ok? Ero full Elettro qui. Come cazzo me ne uscivo? Non finivo più la battaglia. Non finivo più la battaglia. Cioè, sta cosa è parecchio male a livello di design, eh? Cioè, non va bene. Non va bene. E quindi vogliamo metterci noi al No, posto suo? as long as the device is active, the cursed are rendered powerless. Only you can take on the abyss. If you value his sacrifice, then do not waste any more time here. In che senso? See all these rays of light and portals. They must have installed several of these energy devices in various locations. Find them, quickly! Ah, ok. Ok, dobbiamo entrare in ogni portale. Go through these abyss portals? Siete al cazzo e tirate fortissimo. Sì, ma infatti sta roba fa cagare. Cioè, questo è una roba davvero brutta brutta. Non dovrebbe succedere in un gioco. In un gioco di questo calibro. Quindi devo fargli meno? Meniamo tutti, meniamo tutti. Ah, e basta saltare via, però. Però forse puoi usare i waypoint e cambiare team. Sì, ok, ma fa cagare. Cioè, è come dire, ok, salvi, cioè, riavvii il gioco e puoi ritornare subito prima della cutscene. Sì, fantastico. Ma è terribile comunque come cosa. È terribile comunque, non è che sia meglio. Anzi. Lì! Secchi proprio. Cos'è quella roba? Ha energia? No, l'ho persa, cazzo! Ok. Ottima questa cosa che lui ti ricorda. Perché tipo io magari arrivo qua e dico, Cristo, dove cazzo devo andare? Adesso non mi ricordo più di quali ho già fatto. Vedi, bravi che hanno messo la scia che arriva da quelli che ancora tu non hai fatto. Piccolezza, una piccolezza, chiaro. Ma queste sono le cose che rendono ottimo un gioco. Oh, oh. Quindi fanno delle cose fighissime e poi cascano sulle cazzate ogni tanto.
Minchia, ma io ho tutto il team mezzo morto? Pure Shanglin è messa male, eh. Che danni, bro. Lo sta. Ah, minchia, l'altro l'ho ammazzato già. Sì, andiamo, andiamo, andiamo. È rimasto secco. The burning sensation has indeed stopped. So, we managed to stop the Abyss Order's plan? E Alfdan? È andato? Let me check. Dane must be really upset. Ci credo, ha perso un amico che pensava sparito 500 anni fa, l'ha ritrovato e poi è morto davanti ai suoi occhi 2 minuti dopo. Esatto. Esatto. Let's go. Oh? Si sveglia? Si sveglia? Si è svegliato? Ah no. È tipo l'ultimo saluto. Guarda che figo com'è vestito lui. Sembra tipo le toghe romane. Apologies, Captain Dainsleif, Twilight Sword. Back then, I failed you and failed to protect our people. No. For 500 years, you have faithfully done your duty. To this day, I am proud of you all. Kanria didn't fall, did it? Since you're still here. Sì, sta a posto, vai tranquillo, va tutto bene. So, no need to revive the homeland. That was Halfdan's soul. More than one kind of strange power exists here. Souls are no strange sight under the circumstances. Still, if you intend to venture deeper in and continue your investigation, you ought to be careful. Non capisco se il doppiatore aveva mal di gola quel giorno o sta cercando di imitare tipo un Dainsleif che ha i lacrimoni e quindi fa fatica a parlare. No, ok, sta male pure lui. We'll be super careful. That device took a severe toll on me. It will take me some time to recover. Oh, right. Well, actually, Paimon already knew that. You've clearly been pushing through the pain this whole time. You've earned a good rest, Dane. Oh, you should take a vacation! Non gli dire così, Paimon, che questo sparisce per altri 6 mesi, poi, Cristo. Miseria, là della Perugia fa un freddo porco, pure qui oggi. Io sono dovuto rimettere i pantaloni termici e la giacca per uscire. Settimana scorsa uscivo in felpa tranquillo. The very notion. This word has no business being in my vocabulary. Non fare il fenomeno, There dai. There are more important things that demand my attention. The Loom of Fate operation is still underway. And I suspect that these amplification devices are connected to that plan. Parleremo di più la prossima volta dopo che ti ripigli. Non ti preoccupare. Però non fare quello che sparisce. Ma tu non hai capito, Dainsleif, che io non sto dalla parte di nessun altro se non la mia. Infatti, fai il bravo, stai calmo. At least we learned some useful info, huh? As long as you keep pressing on with your journey, you guys will definitely meet again. And everything will be back to normal. Right? Speriamo. Oh, Paimon almost forgot.
real reason we came here was to investigate what was going on with the hill trolls, wasn't it? Giusto. We've probably seen enough to report back to the miner now, but how are we going to explain it to him? This is all way too complicated for regular people to understand. We'll figure it out. Vabbè, ma lo faremo. Just don't forget the commission when we're done here. Completata. May glory go to you. Go with you, no, go to you. E niente, e così si conclude la nostra Archon Quest. Quanto ci manca per il wish? Domanda. No. Però abbiamo ancora un pochino, dai, facciamo questa missione secondaria. E così si conclude questa parte con Dainsleif, che, cazzo, finalmente porta avanti la trama principale come Dio comanda. Sono contento di aver finalmente... No, porca puttana. Sì. Ok, Staff Sergeant Anton discovered a large bell. So this rock walls have their script all over it. This is very similar to the large bell the captain. Screaming the rings of the Rothware, perhaps with special Schnezevna and Vadeka, tuning the two bells in their respective corners. As they turned down the stone, the black fog dissipated. What a strange phenomenon. It's almost like the bells were announcing someone's arrival. Then were lost to Vanguard squads to commence the mage. The captain ordered a retreat. Ok, una mappa cade giù dal diario. La mappa mostra le due belle da dove sono. Ok, con un teschio vicino a entrambe. Oh, Naisu. Ok. Ah, bene. Come ci arrivo io qui sotto? Da qui, penso. In pratica dice che qua c'erano i Fatui, credo. E niente, fondamentalmente ha trovato... Aspetta, mi sa che... Non si capisce bene come cazzo navigare sti posti, in realtà... Tipo devo fare il giro da qui per arrivare qui sotto. Praticamente c'erano due campane. Una, ognuna ai lati opposti del... Una ai lati opposti... Entrambe ai lati opposti dell'intera zona. Io non capisco come cazzo navigare sto posto comunque. Qui non dovrebbe esserci un passaggio. Scusa, la mappa dice che qua c'è... sono qui. Non c'è un passaggio? Non capisco. Ah, è lì sopra, fuck. Ok. Come ci arrivo io lì sopra con le scale? C'erano queste campane ai lati opposti della stanza e praticamente una volta che le hanno suonate è successo un bordello. Hanno perso un sacco di uomini. Vabbè, a te non mi frega un cazzo, non mi interessa neanche menarti. Sì, fai quello che ti pare. Ok, però... Ehi là! Salve! E quindi niente, noi adesso andiamo a suonare queste due campane, vediamo un po' che ne esce fuori. Salve signori. Voi vi ho già menato una volta, vero? Mi sa? No, di qua. Ah, c'è un passaggio. Sono belle intricate queste miniere, eh? Come giusto che sia in realtà, perché le vere miniere giustamente sono così. Ok. Il modo dove sta a 603 metri, quindi sta... What? Come ci arrivo lì sotto io? Questi sili bianchi sono carini, carini, sono molto carini. Ricordano anche un po' gli Anemo sili. Ma io come faccio ad arrivare lì? Si capisce un po' una sega, posso essere sincero? Queste mappe fanno un po' cagare. Te ti ignoro. Proviamo a vedere che c'è qua. Ma non credo che sia la strada giusta, onestamente. Qui c'è il nemico.
Milioni di cosi. Io me la ricordo in alto, sai? Non capisco. Qua siamo in alto, in teoria. Cioè, questa parte è tutta il piano superiore. Ma io qui non so come arrivarci. Forse devo andare tipo di qua? Boh, non si capisce bene. Posso essere sincero, non si capisce per un cazzo. Un po' bruttina sta cosa. Non c'è una strada qua. Ma perché? Ma mi dice che c'è una strada. Dove cazzo sono? Sblocca il waypoint intanto. Questo qua non so come arrivarci. Non so come cazzo arrivarci. Non ho capito. Pensavo di dover fare questa stradina qui e invece è chiusa. Forse devo scendere sotto? Ah, forse è plausibile, sì, ok. Che merda. Non mi piace, non mi piace. Io di per me non sono... Di per me si usa come... Non lo so, vabbè. Io di base non sono particolarmente fanatico dell'esplorazione. Già un po' mi rompe i coglioni di base. Se poi l'esplorazione deve essere fatta così male che io non trovo manco le cazzo di strade... Bro. Dai, bro. Salve. Illusion. Let me weave you a verse. Rain outlines your face. Beh, non ho neanche il cuore di ucciderti con un... solo con un ultimate adesso. Cioè, quanti cazzotti in faccia che ha preso. Ah! Si è aperta la stanza, attenzione. Dove sta? Dottore. Salve. Che ci abbiamo fatto, mo? Basta, mi è servito un cazzo. Perfetto. Molto bene. A posto. Salve, niente, andata. Tutto inutile. Va bene. Zero feedback proprio. Non si capisce se ho fatto bene, se devo attivarne altri, se devo attivarlo in un ordine specifico. Non si capisce un cazzo. Adventure time. Illusion shattered. At the right hand, teamwork is dreamwork. Rain, mi so qua l'ulti di Bennett. Decisamente non necessaria. Andiamo, Silino. Dove mi stai portando? Bravissimo. E dove devo andare io qui? Ah, ancora più su. Deduco. Credo. Penso. No. Where's been covering the dark mud? Oh no. Che devo fare io qua? Posto. Come? Non ho l'energia sufficiente. Dai. Dove cazzo devo andare a prendermi la mole energia? Lì? E se io per caso questo lo prendevo prima di arrivare lì, cosa facevo? Dovevo farmi tutto il giro di nuovo? Cioè dovevo scendere e poi risalire l'intera torre? Questo non basterà mai. Mai e poi mai proprio. Dovrò farmi tutto il giro della torre, mi sa. Che merda. Che merda. Ok, almeno c'è il Siri qua, dai.
Almeno quello. Se hai sciuppato l'albero. Non c'entra un cazzo l'albero, va, perché ho perso le stack stando qui sulla roba nera. E mo? Che ho fatto? Non ho capito. E quindi? Ho attivato quello e che è successo? Se rompi l'albero hai più stack, scemino. Sì, ho capito, ma io stavo combattendo sulla melma nera, ma potevo avere anche 1000 stack, ma a un certo punto le perdo. Ok. E quello non è esploso però, come funziona? Non è esploso. Ma scusa, sta cosa non mi dà stack? Ma posso credere mai? Ah, devo colpirla. Certo. Chiaro. Assolutamente comprensibile, eh. Una meccanica utilizzata all'innumerevole quantità di 0 volte. Va bene, ok. I guess. Da quando la roba si attiva colpendola su Genshin Impact? Ma scusa? Senti, non c'ho voglia, dai, crepa e basta. Non prendi danno? What? Ma c'è un altro? Ok. A posto? Suono? Suono. 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 Ho suonato. E mo che ho suonato? Ci viamo dalle palle, va bene. Altra zona. Stony Hall. Immagino di dover andare di qui. Ci sono Illichurl. Ci sono Illichurl sani. Questa sì che è una novità. Ma poi cosa ci va? Ah no, le Ruin Guard, certo. È normale che ci fosse la Ruin Guard, perché sono di Khandria quelle macchine. Ci ho fatto caso adesso. Ecco perché ce n'era una prima. Dove sta? Ecco. Veloce prima che esploda tutto. Porca puttana. No, no, no. No, no. No, porca puttana. Cazzo di personaggio che cade per 6000 km senza neanche svegliarsi, boh. È una delle scelte più sceme che io abbia mai visto. È punitivo in maniera frustrante. Perché spesso e volentieri c'è... Boh. Non mi significa nulla morire così. È anche vero che è praticamente l'unico modo in cui io posso morire ormai, perché i mob in giro per la mappa sono
a dir tanto derisibili. Però boh, che due coglioni comunque crepare così. È frustrantissimo. Non mi attaccare da lì, che non posso arrivare ancora. Ok. Grazie, dottor. No, my sword. Rain outlines your fate. Ma non ho... Teamwork is dreamwork. Nice and spicy. You're toast. A posto. Svenuto proprio malamente di faccia. Ok. Take them. I have no need. Dove sarà la nostra altra campana? Vai, cosino. Ok. Oh, sono due. Che succede? E questo? Dov'è? Ah, ok, devo piazzarli nel punto specifico. Ok. Vediamo, questo lo spingo un pochino più in qua. E attivi quello. E io attivo questo qui. Perfetto. Beh, questo è un puzzle carino. Ci sta. E ti dà anche la possibilità di spingerti sopra veloce. Bene, bene, bene. Oh, c'è un altro. Ciao. Ciao, cosino. Tu attivi quello, io attivo questo. E apriamo questo. E mi posso buttare giù. Mi è servito qualcosa a buttarmi giù? Sì, perché tu mi segui. Perfetto. Scegliamo la direzione del Monster First. Sì, sì, non ti preoccupare. Poi mo facciamo. But a momentary distraction. Rain cutter. Rain outlines your fate. Now you shall perish. Wishare per Raiden Shogun C2 credo che sia stata la scelta migliore che io abbia mai fatto su sto gioco. La scelta migliore in assoluto proprio. Ho sprecato 3 mesi e mezzo a non wishare, non ho wishato per Zhongli, ma quanto è valsa la pena prendersi Raiden Shogun C2. Cazzo, se è valsa la pena. Cazzo, se è valsa la pena. Bene, mo, che succede? Se mena? Se scapoccia? Se picchia? Se pi... No, no, no! Mi è morto il personaggio... E io che cazzo faccio adesso? Mi è crepato il personaggio perché mi è partita la cutscene! Ma fa, guarda che fa cagare davvero sta cosa. Mamma se fa cagare sta cosa. Mamma se fa cagare sta cosa. Dio mio. Ma piuttosto lasciamelo con un HP. Fargli perdere il 99% degli HP, va bene. Ma non me lo ammazzare così, ma che palle. Ma poi neanche per un errore mio, perché è partita la cutscene. Ma fammelo mettere in gliding automatico quando parte la cutscene, Cristo. No, deve crepare, ho buttato l'intera burst. Adesso io sti qua li volevo menare come Dio comanda, no. Devo aspettare 2 ore che si ricarica il burst, va bene. Ma te la fanculo tutte e due. Oh, sempre lamentarmi, ma se sto gioco fa cagare, va, Dio santo. Mi lamento sì. E che... Ah, cazzo, ancora neanche ce l'ho. Aia. Ho pure messo una merda, eh? Eh no. Perfetto, mi è morto pure Bennett. Fantastico. No! Here ye, the world,
già. Rain, vabbè. I have taught you everything I know. Ai, ai. Che cacatoio. Che cacatoio. Guarda che ci... Tutto per un wish di merda che mi ha dato uno slingshot, capito? Questo fa tutto sto bordello, mi sono morti 16 personaggi per uno slingshot. Worth. Worth as fuck. Va bene. Va bene. Va bene. Dove andiamo? Qui. Io spero che adesso abbiano di nuovo full HP. Perfetto. Sto anche sbagliando rotazione, ma non me ne frega un cazzo. Mazzati 6 volte. Faccia di merda. Ci preso in chiù morto. Shine down. Let's light it up. Teamwork is dream work. Che danni? No, my sword. Che danni, bro. Oh, chi si rivede? Salve, dottoressa. Salve, dottoressa. È bello rivederti. A vedere che stai bene. Che cosa erano quelle due creature? Non ho mai visto niente del genere. Ok, non c'è bisogno di essere così rigidi. Non mi arrischierò a provocarli. Come hai fatto ad arrivare davanti a noi? Siamo arrivati da una miniera nascosta sul lato ovest. Che a quanto pare... che ci ha permesso di superare, insomma, l'area infestata e le creature sottostanti. Stai bene? Sto bene, sto bene. La strada è stata abbastanza dura da trovare.
Whisper the art to find. No mistake. Che vuol dire no mistake? Boh. Avrebbe potuto essere un qualche tipo di passaggio dei Treasure Order che hanno scavato per rubare dalle nostre riserve. Other route to the... fino alle loro riserve in realtà. Non riesco a immaginare il perché abbiano voluto arrivare così in basso in realtà. Beh, il nostro accampamento non è tanto lontano. Andiamo, va bene? Andiamo. Andiamo. Vabbè. Refuse the tolling sound. Ok. The tunnel starting collapse. Ok. Just barely get on by another line. One can never reserve. Ok. Ah, ok. Praticamente il nostro suonare le campane praticamente gli ha fatto rischiare la vita. Perfetto. Molto bene. Oh, altro accampamento, perfetto. Eccoci qua, benvenuti. Grazie, ho letto tutto. In quei 0,3 secondi che è stato presente il dialogo, ho letto tutto, giuro. Salve, grazie per averci aiutato ad aprirci un passaggio. Ji Kyong è stata molto di aiuto a guidarci fin qui, quindi grazie a entrambe. Dimmi di Ji Kyong. Ji Kyong è del più recente gruppo di minatori ed è nata in Ningyun Village. A essere onesta, tutti i minatori esperti del Chasm erano da Ningyun Village. Ji Kyong è semplicemente nata in un momento sbagliato. E non capire male, non sto dicendo che... Non sto dicendo che adesso sia messa male la situazione. Sto solo dicendo che le vene minerarie si sono prosciugate prima che... cioè, molto tempo fa, a Mingyun. Quindi il lavoro lì è già finito. Dopo che Ji Kyong è arrivato al Chasm, l'incidente è avvenuto e il lavoro si è fermato anche qui. Quindi immagino che... lei e le miniere non stiano bene l'una con l'altra. Ognuno è andato per i cazzi propri dopo quella cosa. Io sono rimasta però. E it's not as if the equipment with material... Ok, non è... cioè non il... l'equipaggiamento non si manterrà sistemato a posto da solo. Lei, d'altro canto, è diventata un'avventuriera. Non è cresciuta per niente però. E non dà alcun tipo di valore alla sua vita. O forse ha speso semplicemente un po' troppo tempo qui sotto nelle miniere. Sono abbastanza sicura che abituarsi alle miniere, alla vita da minatore e salvare alcune persone da situazioni pericolose potrebbero darle un nuovo tipo di apprezzamento della vita. Beh, non credo di poter... non so se posso farti questa richiesta, ma potresti tenerla d'occhio da parte mia? Non vorrei che si facesse ammazzare. Non vorrei che finisse ammazzato. Ok. Vorrei upgradeare la cosa. Dovrei aver beccato un altro... ok. Nance, perfetto. Basta, mi sa. Non ce ne sono altri, vero? No, perfetto. Mi mancano 5 per la crown. Bene. Genos 4. Grazie mille per il raid. Grazie mille per il raid. Benvenuti. Già leggo un in chat, mi piace sta gente. Ciao bella gente, come va, come va, benvenuti. Guardate, Sussibaka. E quanti follow, grazie mille ragazzi, grazie mille. Benvenuto, cosa stavate streamando, Genos? Noi stiamo qui a parlare con le tipelle in mezzo alle miniere. Queste tipelle che stanno già per crepare male. Genshin, cosa stavate facendo di bello su Genshin? State guardando il Chasm? Genos diventa un VTuber. Io volevo fare il VTuber con la patata. Proprio la forma della patata. È divertentissimo. Mi sembra molto carino. Mi stai simpatico. Grazie, Rubiok. Hayato Showcase, hai pullato? Hai pullato bene? Com'è? Come ti trovi? Io sto pullando nel banner di Hayato. Sono a PT50. Ma ora come ora non ho ancora trovato il signorino.
E bene o male non saprei neanche precisamente, grazie a mille a tutti per il follow ragazzi, non saprei neanche bene in che parti utilizzarlo, perché ora come ora, tolta Raiden Shogun C2, che vabbè, uso il Rational Team, avrei o Klee o Yoimiya da affiancargli. Ho sentito che con Yoimiya è buono, ma non ottimale. Perso il 50-50, ma ha trovato 12 gol. Mate, più culo, mi raccomando. Bella Raiden C2, mena come un fabbro. Stavo giusto dicendo prima che, tipo, per beccarla non ho wishato per 3 mesi, tipo. Ho smesso di wishare dopo il banner di Albedo e ho ricominciato subito dopo che è uscito il banner di Raiden Shogun. Ero a 0, C0, ho trovato 3 volte di fila Raiden Shogun più il Thundering Pulse. Buonasera, ciao Gabriel! Hayato con 20 e Day è fantastico? Ah sì? Che team usi? 20 e Hayato e poi? Chi altro? Genos, diglielo un po' che 20 più... Sì, ho capito, ma tu hai già... Cioè, secondo me, Genos, tu ce l'hai... Sì, no, dico Hayato, 20 e poi? Chi è il quarto? Ma soprattutto, Genos, tu hai Kazuha? Questa è la vera domanda. Chi ti pare? Una roba a caso. Perfetto, ci sta. Ayaka? Ayaka ci può stare, perché fai freeze e poi fai overcharge. No, lo devo prendere. Ok. Vedi? Vedi perché dice che 20 è buono? Perché non a caso? È il prossimo, anche per me. Anche per me. Io adesso, una volta finito il banner di Hayato, smetto di wishare fino a che non esce Kazuha, probabilmente. Ciao, c'è qualcosa di cui hai bisogno? Stai tossendo di brutto. Sei sicuro di star bene? No, in realtà sto bene. L'aria qui sotto è un po' rarefatta, che non è proprio ottimale per me. E zitto che ne vuoi capire tu. What? Ne capisco più di te, signorina. Ne capisco più di te, stiamo calmi. Ah sì, questa è la mappa che ho disegnato prima. già mi sento meglio. Ok? Meglio che ti rilassi un attimino. Non iniziare a correre dappertutto, ok? A proposito di mappe, ne abbiamo una per te. Ah, sì? Ah, è la mappa delle due strane campane. Sembra che sia qualcosa che hanno lasciato indietro i Fatui. 20 e Kazuha per me OP tutti e due, ma dipende dove li vuoi usare, ok? E infatti non hai pullato né per Utao, né per Ganyu, né per Zhongli. Che ne voglio capire io del resto? Beh, allora, Ganyu non ne avevo bisogno. Avevo già Yoimiya e Klee come main DPS. Zhongli mi gira il cazzo non averlo preso, lo ammetto. Infatti dopo Kazuha probabilmente mi terrò i wish per un anno per prendere lui. E... Utao non mi interessa, fa più danno la mia Yoimiya. Fortnite o Libabaji? Io ti giuro, io non ho TikTok, ok? Ma è arrivato persino a me quel video da quanto è diventato virale. È imbarazzante, non capisco il perché sia diventato virale, è stupidissimo. Per chi non lo sapesse, sono sti due tizi che tipo... C'è uno dei due che fa una domanda all'altro, no? Tipo, preferisci questo o questo? E dicono cose completamente a caso, non si capisce per niente. Fa più danno la mia Yoimiya? Signorina, devo ricordarti quei 70k di critico che ti avevo mandato? Ciao Genos, grazie mille, alla prossima. Grazie mille per il ride, bello. Proprio perché è stupido e bello. Come il 90% delle cose che si vedono su internet ormai. Grazie mille, la incorporerò questa nuova posizione nella mia mappa. Aspetta, hai detto Fatui? Infatti, sono riusciti ad arrivare anche loro qui sotto? A quanto pare sì. Ah, sembra che dobbiamo essere molto più attenti di quanto avremmo pensato a esplorare il chasm. A proposito, abbiamo trovato questo. Tu sei di qui, Jikyong, quindi probabilmente sai per cosa sono usati questi. Questi, credo di aver trovato un gate con dei simboli simili. Da qualche parte più giù. scusate. Se riesco a ricordarmi, se mi ricordo correttamente, dovresti aver sentito il vento da dietro il cancello. Sono abbastanza sicura che dovrebbe esserci una grossa apertura da esplorare, ok?
Mi chiedo che tipo di relazione abbia questa cosa con il cancello. Potrebbe essere una chiave di qualche tipo? Jikyong ha ragione, questo device è utilizzato per sbloccare il cancello, perfetto. Il mio main è 20 e ce l'ho più schifoso degli altri. Perfetto. Perfetto. Ma hai solo 20, se il tuo main è 20 hai lui, Ember, Cici e basta come personaggi, perché come fai a utilizzare 20 come main? No, ma che in realtà io lo insulto un pochino, però alla fine è buono come personaggio, per tanto tempo è stato uno dei personaggi considerati più importanti in termini di comp. Mi ricordo che quando era uscito Genshin, qualsiasi comp ruotava attorno a 20. Poi la gente si è resa conto dell'utilità di Sucrose, poi è uscito Kazuha. Perché ricordo che quando era uscito Kazuha tutti dicevano: ma stai scherzando? È pessimo! Fa schifo! Poi passano 2 mesi, chiunque, dico chiunque non abbia pullato per Kazuha si è mangiato le mani. Girava tutto attorno a 20 perché 20 è uscito subito, dai. Sì, no, ok. Però in generale la verità è che l'Abyss all'inizio era fatto principalmente da Healing Churl e Abyss Mage, no? Che erano facilmente succhiabili dentro, proprio dall'ulti di 20. E quindi era importantissimo, no? Per riuscire a finire l'Abyss. Dopodiché, quando finalmente sono iniziati ad arrivare i boss, i mini boss, i Fatui, no, i Fatui, scusate, gli Abyss Herald. Tutti i nemici grossi che non possono essere pullati dentro dall'ulti di 20. 20 l'abbiamo perso praticamente perché era completamente inutile. Era diventato inutile. Da dove sei arrivato? È un salve per iniziare la conversazione, potrebbe essere gradito. Scusate, scusate, stavo solamente ascoltando. E ci tenevo a dire che questi strani dispositivi sono utilizzati effettivamente per aprire le porte. Una volta ho guardato. E una volta ho fatto un po' di ricerche su questi dispositivi. E il dispositivo, fortunatamente il dispositivo nelle tue mani è esattamente un match con quello che ho nel mio laboratorio di ricerca. Sfortunatamente né l'alchimia né meccanica di base possono aiutare a comprendere l'energia che viene mantenuta all'interno di questi dispositivi. E non possono neanche spiegare i principi dietro l'abilità di sbloccare e bloccare i cancelli. Ah, tu se non sei un paleontologo. Io che skippo i dialoghi che guardo te che traduci. Io solitamente traduco solamente la roba che non è doppiata e soprattutto solo le missioni secondarie. Quando gioco da solo, in realtà io non porto sempre, non porto quasi mai Genshin, porto solamente la trama principale sul canale. Eh sì, da caso che appunto con la 2.6 è uscita la trama principale. Ma poi aspetta, ma il personaggio che io avevo scambiato per Eula ieri, chi cazzo era? Era uno dei personaggi nuovi che deve uscire, ma che fine ha fatto? È sparito? Cioè, non c'è più? Perché era all'interno della trama principale quella scena. Yelan, sì, credo che sia Yelan. Yelan, sì, la tipa lì. Perché si è vista in una scena e poi però non è arrivato. Boh, sparito, vabbè. Noi di Amurta. Noi a Murta, to take the dim view, those were. Ok, non ci piacciono. A noi di Amurta non ci piacciono quelli che si basano esclusivamente sulla teoria. Detto questo, spesso abbiamo del lavoro. No, che dobbiamo lavorare con quelli. Con quei testadura degli Spantamad. Nonostante ciò, ok. Vabbè, quello che vi posso dire non c'è molto da dire, ok. Questo è tutto quello che vi posso dire, non c'è molto da dire riguardo all'Accademia. Oh, puoi continuare. Sì, pare, intanto a me non me ne frega un cazzo. Sì, deve ancora uscire. Rumbling, rumbling. Attenzione, Barbara, abbiamo dei fan di Attack on Titan? Abbiamo dei fan di Attack on Titan? Che saranno probabilmente disgustati quanto noi nel vedere che Studio Mappa ha rimandato di un anno la fine dell'anime. It's coming, rumbling, rumbling. Beware. Basta. La smetto. Non ho informato il team di esplorazione di divulgare tutti i nostri segreti. Che cazzo? Vabbè, non vuol dire niente. Comunque sia, se siamo in grado di trovare il cancello che Jin Kyong dice, potremmo anche utilizzare questo strano dispositivo per aprirlo. Perfetto.
Andiamo in tutti, tutti insieme. Mappa, non so cosa significhi Final Season. Lo studio mappa è quello che sono quelli che hanno disegnato la stagione 4, parte 1 e parte 2, e purtroppo anche parte 3. Season 6, parte finale. Sì, sì, ormai vanno avanti ogni anno, no? È come Beautiful, finirà nel 2400 quest'anime. Ho una domanda, dimmi tutto, Zack. Andiamo tutti insieme, va bene? Da quando abbiamo condiviso questa mappa con me, da quando hai condiviso questa mappa con me, mi sono... praticamente mi dà fastidio il fatto che non ci sia l'ultima parte. Su Genshin, sì. Dica, Zack. Ho solo pensato che noi potremmo... scusa. Sai, potremmo anche fare tutto in una botta. scusa. Possiamo evitare di disegnare le mappe per ora. Per caso sei venuta in contatto con quella melma nera in qualche momento? Se qualcuno joinasse mentre faccio l'Oceanid, riparte da capo? Non ne ho idea. Io non gioco mai co-op. Mai. Ho fatto solo una volta con Barbara per un paio di achievement, ma in generale giocare co-op su sto gioco è una cagata. Io personalmente non mi diverto e soprattutto lo trovo insulso, perché è addirittura più difficile che giocare da solo. Ah, oh, sto bene. L'ambiente qui semplicemente non è proprio adatto a me, sai? Voglio dire, non è niente per una vera avventuriera. Niente? È meglio che ti svegli, senti, capito? Sei l'unica persona, e ripeto, l'unica persona dell'intero team che ha mostrato questo tipo di reazione negativa durante questo processo. Dobbiamo mandarti in superficie a riposare. Se vai adesso potrebbe esserci ancora del tempo. Ok, non mi guardare in quel modo. Fai quello che vuoi. Non è che sono tuo padre o cose del genere. Che dire? Spiega. Te lo dico semplicemente perché, insomma, voglio essere gentile. Non prenderla come una ragione per violare le strettudini dell'Accademia. Ma che cazzo vuol dire? Vabbè. Tutti i boss che ti danno l'Elian alla fine. Oceanic con Gani è la cosa più facile del mondo. Ce la puoi fare, Gabri. Tranquillo. Ce la puoi fare a parole tue. Due cose proprio separate. Io personalmente sono riuscito a farlo l'Oceanid solamente quando ho pullato Yoimiya, perché prima era un dito in culo devastante, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia, che disastro. Mi dispiace, non posso rivelare i dettagli, ma Jikyong deve allontanarsi dalle cose al di sotto del chasm. No, proprio allontanarsi del tutto dal chasm stesso. Dai, stai parlando per Enigmi? Ti dà solo fastidio che Jinyoung non stia bene o qualcosa del genere? Lei è gravemente malata, sì. E se nessuno prende questa cosa seriamente, potrebbe davvero essere troppo tardi. Ok, per favore, smettile e basta. ho joinato questo team di mia volontà e non ho intenzione di cambiare idea. La mia decisione è basata... Non cambierò la mia idea in base a quello che dicono gli altri. Ok, e immagino che come avventuriera il tuo primo interesse sia la remunerazione. Se te ne vai, farò in modo che tu sia ricompensata. E sarà anche molto generoso. I rappresentanti di Liyue capiranno. scusate, devo allontanarmi un attimo. L'area che Shurin ha ripulito ha bisogno di essere rimappata e non voglio farvi perdere altro tempo. Madonna mia, sta qua finisce male. Usano tutti la stessa scusa. Sì. È il T9, sai com'è? Il T9 che non si usa dal 2004, tipo. Tatina, aspetti di agitarti? Bene, Shurin, io mi dirigo verso il cancello di cui ti ho parlato prima. Se tu vai di lì, ci possiamo incontrare, va bene. Questa ragazzina, non si riesce a ragionare con lei. Inizia a essere un po' troppo cattivo con Jikyong, che dai, non è vera sta cosa. C'ha ragione che dai, sta qua sta crepando.
Cristo, come fai a essere troppo cattivo che gli stai dicendo esci e vai a prendere dell'aria fresca? Esatto, sei stato così. Court? Che vuol dire court? Non so cosa voglia dire court. Brusco. Mai sentito. Harsh. Court non l'ho mai sentito. Non hai spiegato assolutamente nulla. Non è una sorpresa il fatto che tu l'abbia infastidita. Semplicemente non mi aspettavo che non avesse alcun tipo di interesse nella sua stessa vita. Sai cosa? Dimenticatene, faccia quello che vuole. E poi se ne pentirà più avanti e chiederà aiuto. È così che sono fatti i giovani. Devi dargli sempre un suggerimento o due prima che capiscano. E cos'è che sta succedendo a Jikyong esattamente? Quello che stiamo vedendo è essenzialmente molto simile alle anomalie del Dragonspine, nel senso che che c'è una fonte di qualcosa di alieno in questo mondo che conosciamo e coinvolge lo scontro di due energie. Ed è per questo che abbiamo avuto bisogno di te nel team, Shurin, dato che tu sei in grado di manipolare gli elementi anche senza l'utilizzo di una visione. Per persone normali come noi, che non hanno né una visione né possono manipolare gli elementi, queste anomalie sono maligne, addirittura fatali. Quelle che vengono in contatto stretto con quella fonte delle anomalie possono iniziare a perdere contatto con la realtà. Some will weaken swiftly. Alcuni si indeboliranno molto velocemente, addirittura. Esatto. Quindi Ji Yong è in pericolo, sì. Non, questo è tutto quello che posso dire. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo seguirla? È una sua scelta. Non è una sua scelta. La smettiamo di dire che è una persona che si sta ammazzando è una sua scelta, cazzo. No! Dobbiamo fermarla, è facile. È facile, giuro. Cazzo. È facile. Non è una sua scelta. Se è deficiente e sta per andare a buttarsi in un burrone, non è una sua scelta, devi fermarla. Non è che possiamo stare qui a guardarla, minchia. Paimon è l'unica persona che dice cose sensate. Sta cosa è assurda. Dobbiamo almeno provarci. Beh, allora non lasciate che vi trattenga oltre, vi lascio andare per i fatti vostri. Ci sono ancora un sacco di segreti che devono essere scoperti qui sotto. E se incontri Ji Kyong, per favore, fai attenzione a lei da parte nostra. Minchia! E come ci arrivo lì? Ok, non ho capito come arrivarci, ma va bene. Un po' un casino la mappa. Forse posso andare tipo di qui? Forse mi conviene andare di qui, sì. Se mi porta direttamente al fiume è più veloce. Hanno altre esplosioni. No, dai. Ah, forse posso farlo saltare in aria così, però. Ok, perfetto. No, che puttana. Rischi. Whee! Posso continuare a scendere? Sì, qui c'è qualcosa. A posto. Ah? Salve, dottor. Vuoi schiaffi? No, vero? No, a posto. Ah, wow, guarda che bello sto posto, però. Cazzo, guarda che panorama. Sta roba è bellissima. Stai Oh no, continua a parlare i funghi. Ma no, sono i funghi ripetitori come quelli di Undertale. Starshroom si chiamano. E devo pestarvi a voi? Cosa sono questi cosini? Sono tipo delle mini medusine, che carine. Cos'è sta roba? Spore fungifere?
Ancora! No, 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 non mi congelare, ti prego! Ora devo andare, va bene, Zack? Grazie mille per essere passato. Ci si becca alla prossima, buonanotte. Ah, c'è ancora questo. Cazza è. Andato. Buonanotte, buonanotte. Sì, ma io mi dovrei anche muovere perché io fra poco anche devo staccare. Non so se riusciamo a finirla sta missione secondaria. Ma è che comunque è solo una missione secondaria, quindi alla fine anche sti cazzi. Non è rilevante ai fini della trama principale questa, quantomeno. Però volevo finirla in live se riusciamo. No, non me ne frega un cazzo. Non me ne guarda, non voglio enciclopedie, grazie, non compro nulla. Se sei della Folletto, guarda, non so chi ti ha mandato, però cazzi tuoi. No, 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 grazie, no, no, non voglio niente, sto bene con Enel. Sì, 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 no, 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 non voglio cambiare tariffa. Ehi, Shirin, guarda qua. Trovata. Che succede? Non sembri stare bene. Sai, Paimon fa fatica a dire... chi sta peggio fra voi due. Devi andartene, fratem. Sai, tutti sono molto preoccupati per te. Per favore, non ignorare completamente la tua salute. So che sono preoccupati, ma è come ho detto prima, è questo che dovrebbe essere la vita di un avventuriero. Nessun avventuriero dovrebbe... dovrebbe spaventarsi di fronte al pericolo. E io non ho intenzione di stare a letto... in bed with my dotage? Stare a letto con la mia dote? Ok, con la mia dote, appassendo con l'età e facendo affidamento sugli altri per mangiare o anche solo andare in bagno. Eh? Ma che cazzo c'è? Ma non è che... ma non è che devi andare adesso a 20 anni a morire nel letto di vecchiaia, eh? Cioè, se l'alternativa alla stabilità... se questa è l'alternativa... alla stabilità e alla noia, sceglierò il pericolo sempre. Preferirei perdere la vita qui sotto piuttosto che riposare in un letto confortevole e aspettare che il tempo mi richiami a sé. Io appartengo qui sotto, lo so. Un lavoro confortevole con il ministero non fa per me. I mora di Kediv non mi interessano. E al contrario di quelli fortunati che hanno una vision, avventura, esplorazione e sfida. Queste sono le cose che possono essere vissute da una persona normale come me. Quindi, infatti, alla fine dei conti è sempre tutto che gira attorno a te, eh? Non hai neanche pensato per un attimo agli altri? Come ho detto prima, questo è un mio problema personale e non ha niente a che fare con tutti gli altri. Mi spiace se gli altri si sentono in colpa per questo, ma tu vuoi che rimanga un ricordo di te, vero? Sì, voglio dire no. Voglio dire sì, è solo che non voglio essere dimenticata. Almeno in questo modo lascerò qualche mappa dietro di me. E sarò stata testimone della visione del Chasm. E avrò... e sarò riuscita a fare tutto questo, a entrare nel reame del proibito come un essere umano normale, semplice. E la traccia degli Yaksha che hanno difeso Liyue nelle leggende potrebbe essere dietro questo cancello. Se solo riuscissi a raggiungere quel posto, non so se riuscirò ad arrivare lì, ma spero almeno di potermi avvicinare a questi posti sconosciuti. Forse potremmo davvero trovare la ragione per le anomalie qui nel Chasm. Beh, tutti hanno bisogno comunque di riposarsi, ordinario o meno, eh. Siamo tutti preoccupati per te, per favore, non fare casini con la tua cazzo di salute. Minchia, gli schiaffi che gli darei. Per favore, faccio che devi per recuperare le energie. Esatto, devi decisamente riposarti di più. La strada davanti a noi è molto pericolosa,
Puoi aspettare che noi finiamo di pulire gli ostacoli, ripulire la zona, e poi seguirci dopo, non sarà troppo tardi. E poi qualcuno ha bisogno di insomma, scrivere giù quello che ha visto, no? Se non c'è nessuno a, diciamo, come posso dire, a mettere per iscritto queste cose, nessuno se ne ricorderà dopo tutto. Esatto. A quanto pare, Paimon ha ragione. Piglio per il culo. Ok, andrò indietro se insisti, ma per favore, tu fai attenzione a tua volta. Va bene, fai attenzione pure tu mentre torni indietro. Paimon non sa neanche se ha, se ha sentito una sola parola di quello che abbiamo detto. Speriamo. Vai, pizziamo. Quanta lucentezza. Oh, cristallo. Un'esplosione è avvenuta, causa sconosciuta. I Mokosh Device, che avrebbero dovuto essere in grado di ripulire la corruzione dell'abisso da questo posto, sono stati sovraccaricati e si sono distrutti. Ah, è la roba nera schifosa del frammento principale si ha iniziato a rigenerarsi. Abbiamo bisogno di sommare, cioè di fare un recap di quello che abbiamo capito finora. Uno più colpi indirizzati al punto di stress principale del frammento principale possono causare una ritirata della materia oscura. I nostri team di esplorazione hanno scoperto dell'attività umana in location, in diverse location. Che siano umani o altre creature non è chiaro, ma forse potrebbero essere i colpevoli dietro la propagazione della materia oscura. Ok, ho Lumen Sword. Vai. Non mi interessate. Devo scendere tantissimo? Mi sa di sì. Guarda quanta roba che c'è qui da... Cos'è qui? Che cazzo? È un fossile? Ok. Abbiamo trovato un fossile, perfetto. Non so perché mi abbia fatto prendere, fare una foto del fossile, forse una missione secondaria che adesso non ricordo. Che cosa troveremo qui dentro? Chiede Paimon. Gion mi ha menzionato un serpente gigante che girava qui intorno. Excuse me, Nani the fuck. Oh. Vai su. Lì. Questa non sembra una cava naturale, sembra qualcosa di... E che qualcosa di enorme abbia tagliato proprio qui nel mezzo. Più che altro, anziché tagliato, si è schiantato malamente. Sai, Shurin? Do you think this floating things look rather familiar? Non ti sembra che questo coso fluttuante sembri molto familiare? Mi sono troppo... È vero, somiglia a quello che abbiamo visualizzato, che abbiamo trovato in cima al Dragon Spine. Questo odore o quell'aura è molto simile. Qualsiasi cosa sia fa molta paura. Che hai scoperto, Paimon? Qualsiasi cosa sia fa paura. Che cazzo vuol dire? Che cosa vuol dire sta fra... Boh. E quella Stone Tablet non ti sembra molto, molto nuova. Non sembra essere... della stessa età delle altre rovine qui intorno. Anche se le iscrizioni non possono essere capite di per sé... a quanto pare c'è un è stata scolpita la mappa dell'area circostante e altre
immagino hanno a che fare con il cristallo fluttuante. Quindi il cristallo fluttuante ha 5 strani dispositivi attorno e queste linee sono connesse con il cristallo. Paimon non riesce a leggerlo. Perché questo diagramma è così incasinato? Dobbiamo attivare quei 5 dispositivi. Qualcuno ha bisogno di colpire quei cristalli o qualcosa del genere. E poi i black spot spariranno. Ok. Quindi possiamo velocizzare la purificazione. E dopo di quello... Aspetta un minuto. Perché hanno disegnato questo grosso verme? Qualcosa mi dice che ci sarà una boss fight. A quanto pare questo stone tablet ci sta dicendo di fare molta attenzione a questo verme gigante. Sì, esatto. Quindi colpire i cristalli sveglierà una creatura gigante. Questo è abbastanza semplice da capire, ma comunque sia dobbiamo provare prima di esserne sicuri. E poi guarda quella roba viola e scura. È tutto attorno al cristallo. Sembra molto simile alla fanghiglia nera che avevo incontrato prima. Vabbè, attiviamo i dispositivi, I guess. Oh no. Già, sei un poco spaventata, Paimon. Strano. Beh, già che siamo qui, facciamolo a sto punto. No, mi spiace, ma... Direi che questa roba la guarderò io in separata sede. Off stream. No, c'ho altri achievement. Che altri achievement ho fatto? Chasm Lighter. Ok, non credo di avere abbastanza per un wish. No, sono a metà. Bene. Va bene. Direi che possiamo concludere qui per ora la nostra avventura su Genshin Impact. Un Genshin Impact che ci ha dato emozioni questa sera. Ci ha dato emozioni, alcune parecchio fastidiose, ma per quanto riguarda la trama molto piacevoli. Sono contento di aver scoperto finalmente qualcosa di più su Dainsleif, sono contento di aver scoperto qualcosa di più sul nostro fratellastro, sono contento di aver avuto la possibilità di capire bene o male qual è il rapporto fra i due e che gli Illithyurl in realtà altro non sono che abitanti di Kanria. E questa è una rivelazione parecchio importante. Parecchio importante. E per quanto riguarda il resto, in realtà c'è poco altro da dire. Più che altro perché non sappiamo dove voglia andare a parare da qui la storia. Nel senso che l'ultima volta che abbiamo incontrato Dainsleif, poi sono passati mesi. Prima di incontrarlo di nuovo. Mi aspetto che anche questa volta sarà così. Plausibilmente, se non ricordo male, la prima volta che abbiamo incontrato Dainsleif è stato prima dell'uscita di Nazuma. Correggetemi se sbaglio. Fatemi controllare un attimo, giusto per sicurezza, perché sono molto curioso di questa cosa. È stato a... giugno-luglio scorso, può essere. O forse è uscito dopo in Azuma la roba di Dainsleif. Scegli cosa metà, che schifo. Che abbiamo detto in Azuma, arriviamo, le cose si fanno interessanti. Eccolo qua, sì, ok. 22 luglio. 22 luglio, subito prima dell'uscita di Azuma. Cosa vuol dire questo? Che in realtà sembra che l'idea di Hoyoverse, di MiHoYo, sia quella di inserire una regione, nel caso iniziale in realtà due, quindi Mondstadt e Liyue, far vivere al giocatore quella che è l'esperienza all'interno delle due regioni, o della regione dopo, e poi piazzare qualcosa che vada a spiegare, dare un'idea un po' più precisa di quella che è la trama complessiva, no? Quindi, è un po' come, immaginatevi un anime tipo One Piece, no? Ci sono le saghe, per esempio, la saga dei cieli, Skypiea, oppure la saga, quella lì, degli uomini pesce. Ci sono delle varie saghe che hanno una storia al loro interno, come le regioni qui, e poi c'è la saga grossa, diciamo, insomma, la storia principale che connette tutto, che è quella in cui vediamo noi Dainsleif.
Quindi anche questa volta, una volta terminato con la narrativa di Inazuma, siamo passati a una nuova missione che riguardava Dainsleith, riguardava l'Abisso, riguardava nostro fratello, riguardava Khanria e riguardava più nello specifico la nostra protagonista. Adesso immagino che di nuovo, prima di vedere Dainsleith, dovremo arrivare nel nuovo continente che credo di aver letto online si tratterà di... Non ve lo dico, potrebbe essere uno spoiler, magari sto dicendo una cazzata, non ve lo dico, meglio che non ve lo dico. Quindi sì, immagino che dovremo aspettare di nuovo l'estate per 3.0 che introdurrà il nuovo continente, quindi ci vorrà sicuramente qualche mesetto. E per questo tempo noi diremo addio a Genshin Impact, almeno sul canale, perché io poi per i cazzi miei continuo a giocarlo off stream, ogni giorno, sono bello contento, me lo godo. Faccio i miei pullini, a parte che no, adesso non pullerò più perché devo attendere Kazuha. Finito il banner di Hayato, probabilmente smetterò di pullare. E detto questo, signore e signori, io vi saluto. Grazie mille per essere passati come al solito. Un bacione, ci vediamo domani sera con un nuovo giochino. Non so ancora se farò la Memoir Blue oppure un altro giochino, vediamo. Decido domani direttamente. Ciao belli e buonanotte.